Oggi vi presento il libro Nomadland, un racconto d'inchiesta di Jessica Bruder, edito da Edizioni Cliché. Ogni giorno in America, il paese più ricco del mondo, sempre più persone si trovano a dover scegliere tra pagare l'affitto e mettere il cibo in tavola. Di fronte a questo dilemma impossibile, molti decidono di abbandonare la vita sedentaria per mettersi in viaggio. In un mondo in cui basta un ricovero in ospedale al momento sbagliato per mandare in fumo i risparmi di una vita, in cui la previdenza sociale è praticamente inesistente e il peso dei debiti spinge molti alla disperazione, donne e uomini in età da pensione hanno iniziato a migrare da un lato all'altro del paese, attraverso i mezzi di trasporto più vari, tra un lavoro precario e l'altro. Tra loro Linda May, una nonna di 64 anni dai capelli grigi, che vive viaggiando su una 28 piedi, e Bob Wells, diventato un vero pilastro della comunità dei nomadi dopo anni di sofferenze e fallimenti. Nomadland, nato dall'inchiesta dopo la pensione, vincitrice del premio Aronson 2015 per il giornalismo sulla giustizia sociale, ci accompagna in un viaggio indimenticabile attraverso la vita, i sogni e le speranze di questi nomadi del terzo millennio, per scoprire che, squarciato il velo illusorio del sogno americano, al di là è forse possibile scorgere una nuova realtà, più umana, più solidale, più bella. Questo è il libro da cui è stato tratto l'omonimo film di Chloe Zhao, interpretato e prodotto da Frances McDormand. Questo libro è Nomadland, un racconto d'inchiesta di Jessica Bruder, edito da Edizioni Cliché.